Vorrei solo fare alcune riflessioni sul tema della medicina di precisione, che rappresenta chiaramente uno degli sviluppi più importanti degli ultimi anni e un'integrazione di molti anni di ricerca nelle discipline di base che hanno sempre quella caratteristica di sembrare distanti dalla clinica e dagli aspetti applicativi, fino a quando si raggiunge un livello di conoscenze tali per cui poi c'è l'esplosione dell'applicazione di tecnologie, di conoscenze. E quindi siamo davanti a questa fase in cui non soltanto in alcune discipline, ma in sempre più discipline della medicina, vi è l'applicazione di conoscenze di genetica, di genomica, di proteomica, e questo sta cambiando il modo in cui facciamo medicina. Ma qualcosa che succede anche spesso quando c'è una rivoluzione nuova, una rivoluzione agli inizi, è che si genera una serie di miti, di cose non realistiche, di timori, come abbiamo sentito, no? La paura dell'affrontare qualcosa di nuovo, di considerazioni su quanto queste cose possano sfuggire al controllo. E allora un incontro come questo, una serie di riflessioni come queste fra esperti, persone che lavorano nel settore, persone che hanno visto crescere questa disciplina, e il pubblico che guarda con un occhio più critico le cose, con una prospettiva sicuramente diversa, ad esempio aspetti come quelli della sostenibilità economica, dell'impatto dei farmaci biologici sulla società, è sicuramente qualcosa che noi come addetti ai lavori, come ricercatori non vediamo molto, perché tendiamo a vedere con entusiasmo il nostro punto di vista, abbiamo una soluzione nuova per il paziente. E poi in questa serie di riunioni ci sarà anche un aspetto molto importante, che è quello del punto di vista del paziente. Il punto di vista del paziente è un qualcosa che oggi tutti riconoscono come parte dell'inquadramento di nuove metodiche, nuovi approcci e soprattutto delle priorità del sistema sanitario nazionale, che poi determina il vero impatto di queste terapie. Il punto di vista del paziente è sempre molto importante, molto delicato e a volte assolutamente sorprendente. Noi ci confrontiamo quotidianamente con i pazienti, nella nostra attività facciamo spesso delle riunioni con questi malati di malattie rare, proprio perché sappiamo che loro non trovano sul territorio facilmente un interlocutore competente, ma soprattutto non trovano facilmente altri pazienti che condividono lo stesso problema. Per cui quando ci incontriamo con loro non pensiamo mai che la prossima riunione, quella che stiamo organizzando, sia una riunione dove noi insegniamo, ma sia una riunione dove noi impariamo. E non per retorica, ma proprio perché il paziente a volte, di fronte a un qualcosa che per noi è strepitoso, identifica subito il problema, visto dal punto di vista del paziente che deve affrontare questa cosa nuova, o viceversa, di fronte a qualcosa che per noi è preoccupante, lascia un'incertezza su quale potrà essere la recettività dalla parte del paziente, risponde con entusiasmo e quindi alla fine ci guida. Quindi credo che questi punti, che non sono classicamente medici, che non sono quelli che più comunemente discutiamo e affrontiamo, saranno una parte estremamente importante e che arricchirà la riflessione. E l'altro punto è che sicuramente per tutti noi addetti ai lavori che siamo qui presenti, come succede quando incontriamo i nostri pazienti, questo non è un momento in cui noi insegniamo o spieghiamo, ma è proprio un momento in cui noi abbiamo l'opportunità di vedere i limiti, gli aspetti ancora non chiari, le sfide che abbiamo davanti tramite la presenza di persone appunto che rappresentano altri punti di vista.